Buongiorno Adriano Vertemati. Buongiorno a tutti. Adriano è il coach della Remer di Treviglio e insomma sto chiedendo un po' a tutti un piccolo contributo, un piccolo ricordo, anche se con te caro coach ne abbiamo parlato fondamentalmente qualche settimana fa, del ruolo prezioso che svolgeva per le due comunità, quella calabrese e quella di Treviglio, Domenico fondamentalmente. Sì, è vero, poi la cosa incredibile, poi ieri ho partecipato alla funzione funebre, è stato scoprire nell'elenco delle cose che aveva fatto, tantissime cose di cui non sapevo e ne fanno ancora di più, ne hanno tratteggiato ancora meglio la personalità, la persona, una persona per bene, educata, che sapeva parlare al cuore delle persone, questo forse anche per il suo lavoro che ha svolto tutta la vita precedentemente a quello tra virgolette di giornalista. Lui sapeva capire le persone e in modo particolare ha fatto in modo che io mi fidassi di lui, e questa è una cosa rara perché sono una persona molto chiusa che dà poca fiducia soprattutto a quelle che non sono le persone che gli stanno vicino, e con Domenico mi sono aperto completamente. Questo lo devo proprio al suo modo di essere, al suo modo di saper parlare alle persone, alla sua grandissima onestà. Era nata addirittura una rubrica sui social dedicata a Coach Vertemati. Dico è bene. È vero. Lui, inizialmente devo essere sincero Giovanni, io non capivo come mai tutto questo ed ero diffidente, questo ovviamente è durato pochissimo, però glielo facevo presto sempre presente. Lui mi ha coinvolto in questa cosa che poi è diventata una cosa ricorrente che mi piaceva, che aspettavo con ansia di fare, prima di tutto per quello che poi succedeva fuori onda. Quindi non le semplici interviste, ma noi ci trattenevamo o prima o dopo a parlare lungamente in privato, e vi garantisco che si parlava sempre della viola. Quindi io ad esempio l'anno scorso, dopo Coach Benedetto e Coach Frates, penso che fossi l'allenatore d'Italia a sapere più di tutti della viola Reggio Calabria, perché lui mi parlava della viola ma mi parlava anche della sua città. La città di cui aveva un piccolo cruccio, che si sponsorizzava troppo poco le cose positive che accadevano in questa fantastica città a discapito delle cose magari meno belle come ci sono in tutte le città, e lui ci teneva particolarmente e so che ha fatto molto per enfatizzare le cose positive che sono tante, che succedevano e succedono a Reggio Calabria. Assolutamente, io ricordo tantissimi dialoghi con Domenico che praticamente ricordava come se fosse ieri il giorno della venuta in Lombardia. Per lui lasciare Reggio Calabria è stata veramente una bella botta e l'ha portata sempre nel cuore. Ma lui non l'ha mai lasciata, cioè, sì, fondamentalmente mai lasciata, perché sì. Ti garantisco che si parlava sempre di Reggio Calabria, della viola, ma la viola era un'occasione per parlare di Reggio Calabria, perché comunque, ma io ogni tanto gli chiedo: ma da quant'è che sei qua? Cioè, lui è stato più a Treviglio forse che a Reggio Calabria, sì, sicuramente, ma non ha potuto staccarsi come era giusto che fosse da questa realtà. Anche se dobbiamo dire che lui nasce nel volley, passionale a livelli clamorosi per il calcio, però di pallacanestro piano piano iniziava a carburare molto bene, devo dire. No, devo dire che, ma soprattutto dal punto di vista, come ti dicevo prima, della conoscenza delle persone, non solo a livello singolare, ma a livello di gruppo, di comunità legate allo sport. L'anno scorso la Viola ha avuto una stagione travagliata, ma lui mi sapeva spiegare a suo modo di vedere come doveva essere interpretato e gestito il momento e come poi in realtà è stato fatto, quindi si è superato tutti insieme il momento difficile. Ecco. Quindi lui sapeva di pallacanestro nella misura in cui sapeva di uomini. Assolutamente, e ti posso garantire che parlando di due uomini fondamentalmente aveva due pallini, uno era il tuo playmaker, l'altro è il tuo pivot che era anche un vicino di casa, se non vado errato. È vero, devo dire che con Lele, questo è il grande rammarico che ho, che è stato forse una delle ultime persone che ha potuto andarlo a trovare a casa, e gli avevo chiesto: Lele, per favore, è un mese ormai che non sento Domenico, cerca di organizzare che vengo, andiamo su insieme, e lui l'avrebbe fatto a giorni, anche perché comunque sapete bene che nell'ultimo periodo lui è rimasto in maniera molto riservata, stretto ai suoi familiari, e non sono riuscito a salutarlo come avrei voluto, però questa cosa non toglie nulla a quello che lui ha dato a me, lo voglio veramente ringraziare. Tra le altre cose devo veramente ringraziarlo perché all'inizio dell'estate i nostri contatti sono stati ancora più, come dire, assidui, perché voleva assolutamente convincermi a realizzare un sogno
che penso che prima o poi assolutamente dovremo realizzare. Vediamo, vediamo, non mettiamo il carro davanti ai buoi e pensiamo al presente e diamo un grandissimo abbraccio a Domenico. Grazie mille, coach. A voi, ciao Giovanni. Alla prossima. Era il coach della Remer di Treviglio, coach Adriano Vertemati, adesso